I can get no satisfaction. I can get no satisfaction. Cause I try. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a Studio Pipers, l'unico programma che non riesce a trovare una soddisfazione. Abbiamo suonato I Can Get No Satisfaction perché oggi parleremo dei Rolling Stones e di un artista che è strettamente correlato con i Rolling Stones, un artista italiano che non è un musicista. Noi parliamo degli anni 60 in genere, e negli anni 60 l'atmosfera era sempre frizzante, sempre allegra. C'era una connessione, poi la cosa bella qual era? È proprio questa, connessione tra tutte le forme d'arte fondamentalmente. C'era questa sinergia tra le forme d'arte. Stiamo parlando di un grande artista italiano che in Italia era molto all'avanguardia per l'epoca, ovvero questo artista era Mario Schifano. I Rolling Stones erano molto amici di Mario Schifano, infatti c'era questa villa a Positano. Bravo. Dove c'erano questi party, dove si partiva proprio. Andavano spesso i Rolling Stones, andavano a fare pulizia, vero Mr. Chris? Cosa si faceva fatto? Keith Richards? Keith Richards passava l'aspirapolvere. Esatto, toglieva la polvere. Mentre Mick Jagger testava le molle del letto. Esatto. Allora, tra Mario Schifano e Rolling Stone sessualmente non c'è stato mai niente. Ma devi sempre fare. Però, cioè, Mario Schifano ha ispirato. Però c'era Marianne Faithfull. Marianne Faithfull è stata una delle compagne di Mario Schifano. Wow. I Rolling Stones erano molto influenzati da Mario Schifano, talmente da dedicargli un brano che troviamo nell'album Lighty Bleed, che si chiama Monkey Man. Esatto, l'uomo scimmia. L'uomo scimmia. Mario Schifano era un personaggio stravagante. Sì, era molto attratto dalla televisione che in quegli anni era esplosa, il boom, c'era stato il boom della TV. Esatto, infatti lui era rimasto così, era così ossessionato dalla TV. In ogni stanza della sua villa aveva una TV accesa fissa. Sì, è stato un precursore perché anche noi, poi ora che ci penso, nei nostri giorni abbiamo televisione in ogni prima stanza. Prima non è che c'erano tanti canali, era un canale solo, canale lo stesso canale dovunque andare. Era una specie di filodiffusione, però. Esatto. Cioè, era una videodiffusione. Esatto, bravo, una video filodiffusione. Altra curiosità su Mario Schifano, qual è? Che Piper Club. Ci sono delle opere di Mario Schifano, esatto, e di altri artisti. Altra curiosità è, così come c'era questa relazione tra i Velvet Underground e Andy Warhol, cioè tra Mario Schifano e Le Stelle di Mario Schifano. Le Stelle di Mario Schifano, esatto, che era una band che quando si esibiva insieme alle opere di Mario Schifano, poi lui organizzava tutto lui, coreografie, scenografie, quindi erano suonato anche al Piper, tra l'altro. C'era una sinergia tra artista e band. Esatto, un po' quello che poi sono stati i Pink Floyd, che ovviamente ai concerti non portavano solo la musica, ma portavano il laser, giochi di luci, fumo e altri giochi possibili. Bene, io devo andare a prendere il gatto da parrucchiere, ci vediamo alla prossima puntata di Studio Pipers. Per oggi è tutto, speriamo di darvi un po' più di soddisfazione. I can get no satisfaction. I can get no satisfaction. Gonna try. I can get no. Hey. Bye bye.